ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. In questi giorni c'è stato un forte maltempo, con temporali, tempo molto 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 brutto. E ieri c'è stato un po' di mare forte e stamattina abbiamo approfittato per venirci a fare un paio d'ore a Bolognese, nella speranza di prendere qualche bel pesce un po' più d'Italia. Niente, come sempre sono in compagnia di Stefano. E che dire, Bolognese è bigattino. E speriamo che arrivi il pesciolino, ne abbiamo fatto pure la rima. Vediamo un po', dai, godiamoci l'alba. Abbiamo pasturato un bel po' già. Attendiamo le prime luci dell'alba e speriamo bene in qualche bella cattura. La montatura è sempre la stessa, galleggiante scorrevole, con 3-4 palline per tarare il galleggiante, galleggiando ovviamente da 8 grammi, sul galleggiante di 8 grammi io lo taro sempre a 2 grammi, 1,5 grammi, dipende sempre dalle condizioni meteo del mare. Terminale lungo 1,20 m e l'amo numero 14. Che dire, ragazzi, speriamo bene e vedremo un po' che cosa esce stamattina, dai. A dopo, godiamoci l'alba. Eccoci, ragazzi. Alba spettacolare. Ecco il nostro amico galleggiante. Spettacolo. Eccoci qua, ragazzi, in compagnia anche di Marco stamattina. Buongiorno. Marco sta effettuando la sondatura. Quanti metri siamo, Marco? Ho abbassato troppo, sarà 5 metri. Siamo più o meno sui 5 metri d'acqua. Siamo sul picco. Ci troviamo sul mulo, ragazzi, abbiamo pasturato con il mondo oggi. Pane, bigattini, insomma, dai, ci siamo messi bei 4 cefali sotto, ci stiamo divertendo molto. La montatura che Marco ha effettuato è sempre la stessa. Il galleggiante a penna. Vediamo un po' cosa succede. Cioè, incagniamo un bel cefalo. Ragazzi, pesce in galla per entrambi, e ora chi scende a ingoppare? Vai Marco, vai, scendi tu, non imbrogliamo.
Aspetta. Si stanno imbrogliare. È ora. Aspetta. Marco, mostra agli amici il cefalosauro. Ci siamo imbrogliati. Bello. Bello. E questo è quello che ho incoppato io, belli. Bello. Questo ha ingoiato. Oggi una bella cefalata con l'amico Marco, galleggianti in pesca, eccoli qua, ci stiamo facendo una bella cefalata e il pane fa sempre i suoi effetti. Dai, dopo vi mostro un po' cosa abbiamo adoperato, gli attrezzi e quant'altro. Mare spettacolo oggi, ragazzi, spettacolo. Allora, raga, ecco il pescato di oggi. Ci siamo procurati un po' di cefali vivi per farci una bella pescata a pesci serra. Marco, mostraci un po' le prede. Belle, sono tutti belli. Abbiamo preso qualche occhione e ovviamente poi tutta roba di Minutaglia che abbiamo prontamente rilasciato, però dai, i cefali ce li siamo procurati, guarda, sono proprio belli, grossi. Allora, bellissimi. Marco ci mostra la montatura che ha adoperato, ovviamente è quella che ho adoperato anche io, ovviamente sempre perlina, stopper perlina, e ha messo 2, 4, 6, 7 palline da 0,7, quindi all'incirca ha fatto un grammo sotto un 4+1, un galleggiante da 4+1. Niente, come sempre questa montatura funziona e peschiamo sempre sui 6 metri d'acqua all'incirca, quindi se funziona a noi funzionerà anche a voi sicuramente. Va bene, gente, spero che anche questo video vi sia molto di aiuto e il sole splende come sempre. Godiamoci queste altre poche giornate di caldo che sicuramente a breve comincerà il freddo. E che dire, speriamo che ci riusciamo a fare qualche altra pescata in settimana, magari settimana prossima. Ora porta qualche giorno di maltempo, quindi penso che ci andremo lunedì. Niente, dopo questa bella cefalata io vi saluto, un saluto anche da Marco che sta chiudendo, e stiamo andando via. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, lasciate il like, iscrivetevi e per qualsiasi cosa non esitate a chiedere. Ciao belli, alla prossima.